Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero». Festeggiamo oggi San Francesco, che è una parola, una buona notizia per tutti noi. La sua vita, la sua vicenda rinnova in noi la nostra vocazione, no? Ridesta in noi la chiamata, che è descritta in queste parole del Signore: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro». La prima chiamata, no? Venite a me, è la chiamata. Gesù ha chiamato i discepoli, gli apostoli, in questo modo: venite a me voi tutti, cioè tu che sei stanco e oppresso per gli eventi, per i fatti, per i peccati, per il non essere capaci di compiere la legge. Cioè, prendete il mio giogo. Il giogo nella scrittura è la legge, per Israele il giogo è la legge. Allora dice: prendete il mio giogo, perché la legge è di Dio e quindi di Cristo. Ma si capisce cosa sta dicendo quando dice: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. La Torah, la legge, è la parola di Dio, è Dio stesso che si fa presente. Dio sta nella sua parola, che è creatrice, che ha un potere. Quella parola Dio ha chiamato, ha scelto il suo popolo, al suo popolo e solo al suo popolo ha dato la parola, no? Nell'alleanza sul Sinai. Il popolo non è stato capace di compiere questa parola, anzi di più, sono formati dei circoli di eletti, evidentemente non tutti i farisei, non tutti i dottori della legge, ma una parte di farisei, una parte di dottori della legge, che opprimevano il popolo, giudicavano il popolo, pretendevano di avere l'esclusiva sul compimento della parola, l'orgoglio, la superbia, quello che dice San Paolo nella lettera ai Romani, per esempio. Zelo per Dio, ma non secondo una buona coscienza, cioè per costruire se stessi. Ed è evidente che a fare dei capi di questo tipo, il popolo disprezzato, il popolo povero, il povero popolo piccolo, dei piccoli, di chi non ce la fa, sentiva oppresso. La legge è un cammino di libertà, così la intende Israele, no? I 10 comandamenti, ma siamo feriti tutti dal peccato, anche chi era, no, nel tempo di Gesù a capo del popolo, chi era sempre a contatto con la scrittura, molti si erano ingannati, come sempre, dallo spirito dell'orgoglio, della superbia. Adesso Gesù parla ai poveri, parla ai piccoli, parla a chi non ce la fa. Ecco a chi il Signore vuole rivelare: se stesso. E rivelando se stesso rivela il Padre, i piccoli, i poveri, gli ultimi. La cosa interessante è che tutti sono poveri, no? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Allora il punto è solo se io sto in questi tutti o sto in un ipotetico altro gruppo che non esiste. Perché se è tutti, non c'è qualcuno fuori dal tutti, no? E questo infatti è l'unico problema che veramente ha conosciuto il Signore, sul quale si è scontrato il Signore. La ipocrisia, la incapacità di riconoscersi piccolo, di riconoscersi povero, che il giogo della legge lo stava schiacciando perché era incapace di compierla. E Cristo è venuto a compiere la legge. Cristo è la legge, il mio giogo, cioè la mia legge, che sono mite e umile di cuore. La chiave della legge, la chiave di tutta la scrittura è l'umiltà e la mitezza di Cristo. Che vuol dire? L'amore infinito, l'amore senza limiti di Dio, che mai ha giudicato il suo popolo, che mai ha giudicato nessun uomo. San Francesco ha conosciuto questo amore. Quello che profondamente ha toccato San Francesco,
al punto di trasformarlo in alter Christus, in un altro Cristo, è stato questo incontro col suo amore, nel fallimento più grave, più grande. Ha fatto una kenosi, ha fatto una discesa per scoprirsi piccolo, per scoprirsi dentro questi tutti. Lui, no? Che aveva tutto, e molte volte lo dipingiamo, no? Come un eroe che si spoglia di tutto, che non è così. Lo ha spogliato il Signore, non si è spogliato lui, lo si è spogliato dopo, ma prima l'aveva spogliato il Signore, prima gli aveva tagliato tutto intorno, no? Al punto che non capiva più niente, e lì nella prigione di Perugia, e poi la notte di Spoleto, no? Ha avuto l'incontro con il Signore nel fondo di se stesso, laddove non poteva nascondersi, laddove tutto era saltato in aria, dove il Signore aveva sparigliato tutto, tutte le sue certezze, tutti i suoi ideali, tutti i suoi schemi, tutti i suoi progetti, tutto all'aria. Ma è quello che fa il Signore con tutti noi, ed è interessante perché è stato fedele, il Signore, è stato fedele con Francesco fino alla fine, perché poi, no, anche lì, fino alla fine, c'era lì ancora una piccola radice velenosa, che di fronte all'opposizione, di fronte all'incomprensione, di fronte alla solitudine, di fronte a vedere che tanta gente che lo seguiva non aveva capito, aveva dimenticato l'origine dell'ordine, l'origine, si sente tradito, no? A questo Signore che ha iniziato così, con lui compie in lui la sua opera, nel fondo, del fondo, del fondo della kenosi, è lì che riceve le stigmate, è lì che è alter Christus, fino in fondo, laddove è spogliato di tutto, laddove non ha capito, non capiva nulla. Questo film mi piace molto, Liliana Cavani, no? Alla fine di San Francesco, alla fine c'è, bellissima questa parte, no? Parlami, 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 penso che l'ha immaginato bene. C'era ancora, probabilmente, un briciolo, no? Di superbia, voler capire, di voler afferrare, ma l'ordine è tuo? Perché questa è la tentazione sempre di chi ha incontrato il Signore, di chi lo segue. La famiglia è tua? I figli sono tuoi? La moglie è tua? Il marito è tuo? La casa è tua? Il lavoro è tuo? La vocazione è tua? Il carisma che io ti ho dato, i carismi che io ti do perché tu possa adempiere alla vocazione, al progetto che io ho su di te, è tuo? Nel fondo di ogni nostra sofferenza c'è questo, che poi alla fine è sempre la superbia. Man mano che si cammina, no? Dietro a Cristo, il demonio affila le sue armi e si rende più nascosto, no? Si mimetizza meglio, si veste sempre di più di angelo di luce. Per cui anche le cose sante, anche le cose più belle, possono nascondere delle insidie, e di fatto le nascondono. Raccontavano di Giovanni Paolo II, una volta, era in Polonia mi sembra, e dopo una messa di queste multitudinarie dove, no, aveva dato una parola forte, eccetera, va in sacrestia, poi sparisce, lo cercano, e lo trovano in una cappellina, sdraiato per terra, ancora con tutti i paramenti, proprio sdraiato per terra, faccia a terra. Immagino io la tensione, no, che lui deve aver avuto, perché a tutti piace, esci, ti trovi là, un milione di persone che ti acclamano, ti acclamano il Signore, sì, però pure a me, cioè, nel senso che sempre c'è lì un'insidia, nelle piccole e nelle grandi cose. Allora, le stigmate sono la rivelazione ultima, definitiva di Gesù ai suoi eletti, a quelli che sono chiamati a far risplendere la sua presenza nel mondo. Cioè, quello che nella mia vita oggi umanamente contrasterebbe proprio forse la vocazione, forse la chiamata, forse il ministero, quello che mi va contro, quello che mi umilia, quello che è proprio quello, l'antidoto al demonio e ai suoi sofismi, ma non solo, è lì che Cristo si rivela definitivamente a me, cioè in maniera completa e totale. Io mi glorio nella croce di Cristo. Cioè, laddove mi rifiutano, ma come? Ma tu sei inviato in un posto per iniziare una missione, sei inviato in una parrocchia, ti sposi, sei consacrata come suora, per fare, no? Per costruire. E che succede? E invece nessuno mi capisce? Ma io non sono venuta qui a fallire,
Io non mi sono fatta suora per, mi sono fatta, non sono suora per fallire, no? Non sono in una scuola, in un istituto, in un ospedale, dove sia, o nella missione, in Filippine, in Africa, come una moglie, un marito, non si sposano per fallire, no? Invece la strada di Cristo è al fallimento, la strada di Cristo è al Calvario. Queste sono le stigmate. Per questo le stigmate, per esempio, di Padre Pio sono semplicemente l'immagine di ciò che lui ha vissuto tutta la vita. Le persecuzioni, le incomprensioni, gli insulti, le calunnie, tutto. Ma quello è il fisico che gli dice che faceva male, 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 male. Francesco non ne parla, no, delle sue stigmate, ma possiamo sapere cosa ha vissuto da Padre Pio, no? Dei dolori fisici. Ma quello non è niente, perché quello più profondo è stato quando gli hanno proibito di confessare. Ma come? Viene tanta gente, io sono uno strumento di Dio e questi mi buttano fuori. Il santo lo accetta. Perché la nostra missione, io lo vedo molto, molto chiaro per me, la mia missione, la nostra missione è una sola, andare a Cristo e imparare da Lui, che è mite e umile di cuore, prendere il suo giogo, essere crocifisso con Lui. Mi hanno regalato un giogo, io avevo questo sogno di avere un giogo, ma è pesantissimo, questi giochi di 100 anni fa, è una cosa pesantissima, è vero, è pesante, è molto pesante. Dice Sant'Agostino che per chi si affligge, per chi si affanna, ogni peso aumenta di peso, ma per chi ama ogni peso si fa dolce. È vero, per chi ama, una moglie che ama il suo figlio che porta in grembo, anche quel dolore, se ama veramente, se lo ama gratuitamente, se il figlio non è un giocattolo, allora entra nel parto, in tutti i parti che poi avrà davanti, nell'educazione, in tutto, no? Dice, la sofferenza, poi vedo un uomo, è felice, no? A questo siamo chiamati, che in definitiva è la conversione. Io sono prete se mi converto. Quello che poi succederà accanto a me non viene da me. Che siano andati 11, 12 dietro a Francesco, e poi 1000, e poi 10.000, e poi 50.000, non era roba sua. Di fatto non muore nemmeno come generale dell'ordine, no? L'ultimo dei frati diceva, quando aveva capito, diceva, no, va bene, io sto in pace. Io sto con Cristo, la mia unica preoccupazione è stare con Cristo, è vivere con Cristo, essere unito a Lui. E l'unico modo per essere unito a Lui è essere spogliato da tutti, da tutto, quindi stare crocifisso con Lui. Oggi ci avrò problemi? Sì. Oggi avrò tentazioni? Sì. Oggi avrò qualcuno che non mi capisce? Sì. Oggi scopriranno una malattia? Sì. Oggi mio figlio o mia figlia farà macelli? Sì. Oggi mi rifiuteranno? Sì. Oggi non andrà come penso io? Sì. Ecco. Cristo sta presente, ecco le piaghe dove Cristo ti unisce a Lui. Quello fa di te un cristiano, quello fa di te un alter Christus e quello fa di me, di te, quello che Dio ha pensato per questa generazione. Poi faremo cose concrete, poi faremo quello che quello che ci comandano, quello che il Signore mostra, però questo con una libertà enorme, perché il mio ministero non è in quello che faccio, il mio ministero è stare unito a Cristo. Allora, in quello sono libero, libero, libero. Può andare oggi qua, ma poi io sono stato un mese lavorando su una cosa e poi, no, butti tutto via. Va bene, lo butto tutto via. Comincio da capo. Ma è Dio che sa quello che è buono, non io. Se Cristo è la mia vita, se è Lui, questa è la perfetta Letizia che ha scoperto e conosciuto Francesco. Perfetta. Cioè che non manca di nulla per essere piena, completa. La perfetta Letizia si dà solo sulla croce, dove tu ed io siamo spogliati di tutto e Cristo è tutto per noi. E questo è Francesco, eh? Questo è quello che ha vissuto Francesco. Magari vivessimo così un matrimonio, sapendo che la mia vita non viene da lì, ma viene dalla mia unione a Cristo. Se io sono unita a Cristo, sarò libera, amerò mio marito, amerò i miei figli, amerò mia moglie, amerò le sorelle, amerò tutti. Vivrò con unica preoccupazione ogni giorno, di stare attaccato a Cristo, perché mia parte, mia eredità, il mio calice è Cristo, è Lui, già qui nel cielo, che tutti possiamo vivere così. Chiediamo questa intercessione a Francesco, innamorarci del Signore come un pochino come Lui si è innamorato, che significa sperimentare nel fondo, nel fallimento, nella solitudine, nelle angustie, la presenza e l'amore di Dio. È lì che Cristo si fa manifesto. È lì, se si fa presente lì nella notte oscura, allora
Allora sì che ci tocca il cuore e ci fa bruciare l'amore per lui. Vedremo le stigmate, nei reumatismi, in tutto vedremo le stigmate, anche fisiche, desiderando il cielo. Sperimentare di essere piccoli, di essere deboli, di essere incapaci, di essere poveri per conoscere Cristo attraverso la croce, attraverso ciò che ci limita. Per questo Francesco ha abbracciato il lebbroso, perché si è riconosciuto nel lebbroso e ha riconosciuto nel lebbroso Cristo che si faceva come lui, Cristo che si faceva lebbroso per lui. Per questo le nozze con Madonna Povertà, perché la povertà significa che Cristo è tutto per lui. Sposarsi con la povertà, vivere poveramente, significava per lui e significa per noi la povertà di tutti i tipi, la povertà quando gli altri ti abbandonano, la povertà che significa la precarietà economica, che significa una malattia, che significa lo sfratto, che significa stare senza lavoro. La povertà è la tua sposa perché? Perché è la sposa di Cristo, perché Cristo si può donare completamente solo in chi è completamente nudo e spogliato di tutto. Allora la nostra vita è una meraviglia, se ci spoglia, se ci umilia, allora la nostra vita è meravigliosa, perché è il luogo dove Cristo si fa presente, si fa conoscere e si dona a noi, così possiamo vedere tutti gli altri come Cristo guarda noi. Per questo Francesco guardava tutti come dei piccoli, dei poveri che avevano bisogno di andare a Cristo. Per questo lo zelo indomito per l'evangelizzazione: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò, Cristo in me vi ristorerà. Questa è la missione della Chiesa, questa è la tua missione, se davvero hai gustato, se davvero gusti ogni giorno l'amore infinito di nostro Signore Gesù Cristo, come lo ha gustato e assaporato e ha colmato San Francesco. E così sperimentare che il suo giogo, cioè il giogo di Cristo, cioè la legge compiuta da Cristo, si realizza nell'amore, nelle braccia distese sulla croce, offrendo se stessi in Cristo, per Cristo, con Cristo che si offre a noi sulla croce, su questo letto d'amore, dove poveri, deboli, piccoli, siamo colmi del suo amore. Viviamo tutto alla sua presenza. Buona giornata.